Vai, vai. Va bella, ragazzuoli. Ci siamo. Abbiamo pure il microfonino nuovo. Io non so neanche come si sente l'audio, sinceramente. Quindi facciamo un pretest, una cosa così. Ditemi voi se va bene, se va male. E se è tutto ok o meno. Se sente l'audio di gioco, se si sente tutto, ok? Quindi mo vi vedo un attimino in live. Sentiamo l'audio. Non so se l'audio di gioco c'è. Se si sente tutto, fatemi un cenno. Fra, tu che mi stai a seguire. Ok, o meno, se sente l'audio di gioco. Sente perfetto. Ok, l'audio di gioco c'è tutto. Sente Bella perfetto. Alex. Aspetta. Buon pomeriggio a voi, ragazzuoli. Fatemi un cenno. Fra, tu che mi stai a seguire. Ok, o meno, se sente l'audio di gioco. Sente perfetto. L'audio di gioco c'è tutto. Il gioco sente un pochino basso. Ok, poi lo alzo dal. Che cazzo, il gioco è iniziato tutto. Ciao Alex. Porca puttana, mi è iniziata bomba. Iniziano le bestemmie, ragazzi. Ma io l'ho presa la. Allora vedi un attimo, porca cazzo. Si è buggato, si è buggato. Non è vero. Ho Nel fatto male, sono frattempo. morto? No, non sono morto. Ok. Guarda, ti piacerà tanto, Alex. Ti piacerà tanto, Nio. No! No! Ragazzi, mi devo un attimo ripigliare dal lago. Non gioco da un po', mo. E non vorrei tipo. Però c'è tipo la final. Intanto vi seguo a voi dal cellulare. Nel frattempo faccio un po' di backtracking su Dark Souls 2. Magari prendo un po' di anime. Faccio qualche livellino. Liscio. No, no, esci. Porca puttana, io volevo tornare indietro, non avevo più stamina. Buono, Dai, che non ce la è. fai, No, dai, non che è ce la fai. difficile, non è difficile. Questo è il primo boss, a dire il vero, raga, perché non l'ha seguito, è proprio il primo boss. Ok, mo mi prende le palle, me le lancia e fa ste cose così, sì. Praticamente è proprio come il primo boss. Continua a spammarmi sta cosa, quasi quasi faccio pure la final se mi gira. Ma gliela faccio all'ultimo così lo finisco sicuro. Questa è una missione secondaria comunque, raga. E dopo posso. Penso che questa sia l'ultima missione secondaria, non lo so. Ma stai calmo, stai calmo. Rilassati. Mi sono fatto prendere come un idiota. Mi sono fatto prendere brutto. È molto molto difficile il gioco. Praticamente. Aspettate un secondo, raga. Abbastanza difficile, raga, perché ha meccaniche un po' diverse da Dark Souls. Liscio. È andata bene. Ora. No, devo andare avanti. Vabbè, comunque è andata bene, non mi ha preso. Bella così. Liscio. Ok. Ok. No, sono tornati sti cosi, raga. Che palle. Devo uccidere sti cosi. Ok. Brivido. Brivido. Vieni, brutto bastardo, vieni. Gli ho aperto il culazzo. Missione completata, ragazzuoli. Proprio alla prima try. Ci state brutto. La mia cassetta è Grande. piena. Sì, vabbè, ma era l'ultima volta, era un attimo pure un po' tipo distratto, cose così. Vabbè,
Ero un po' stanco pure, però questo è il primo boss. Se non facevo il primo boss, raga, dopo aver ucciso veramente il mondo, non è sulla mia lista, ma prima o poi le compro entrambi, sì. Ti consiglio perché... Grazie. Ti consiglio di farlo perché il gioco è bello. C'è una bella storia. E devo dire pure che è appagante quando riesci a uccidere i boss. Molto appagante. Però non è semplice. Veramente. Ci sono stati dei boss. Ci ho messo più di un'ora e mezza. Ah, guarda quante belle cose che mi ha dato. Allora... Prima di proseguire abbiamo qui una secondaria e qua un'altra secondaria e direi di farla. Partiamo con questa, che non so che cazzo dei fantasmi hanno preso di mano il mio castello. Il frastuono è terribile, apparentemente me ne stanno perseguitando, ma sfortunatamente non ho la capacità di esorcizzare i fantasmi. Guarda, ti ripagherò per il disturbo. Ok, dobbiamo uccidere un po' tutti. Prima però di andare, vediamo se possiamo avanzare del livelluzzo. Forse uno, sì, lo posso fare. Stavo aumentando spirito o... no, energia stavo aumentando, esatto. Per il peso trasportato, meno 1%, poco, ma mi dà vita e ci sta. Ci sta, ok. Poi, ancora non mi conviene fare alcune cose, quindi... Io sono livello... Livello... Cazzo di livello sto? A livello 55. Livello 55. Qui siamo a 56 e 58. Mentre quella principale è del livello... 62, raga. Eh no. Allora, innanzitutto devo vedere se c'ho dell'amrita da consumare per fare qualche altro livello. E ce li ho. C'ho una pietra dell'anima e 5 amrita. Assolutamente le devo... 20.000... Usiamo le tutte. Ok. Vediamo se ne ho altre. Non mi sembra di no. Ok. Allora, ne ho 64.000. Posso fare un altro livello. Santuario. Sì, te lo posso confermare. Lui ha intenzione di farsi, Alex, Dark Souls 2 No Death. Ma chi? Alex. È squilibrato nel senso buono del termine, okay, anche se bella. Sembra che non... Ti vuoi fare Dark Souls 2 No Death, ma vabbè, tu non lo so, io avrei già spaccato il mondo con Dark Souls 2. Io già avrei spaccato il mondo. Il mio canale intende a finire Souls No Death. E finora DS3 l'ho già fatti. Scusate. Sì, però Dark Souls 2 No Death è veramente... Veramente una grande sfida. Assolutamente sì, una grande sfida, raga. Proprio una grande sfida questa. Facciamo un po' di forza, no? Qui a meno che non trovi un'arma decente, puoi fare veramente poco. Me ne sono reso conto. Dove? Ma in Dark Souls 2. Cioè, devi trovare un'arma decente per fare delle... Allora, diciamo cose, una cosa, fra, tu quando hai finito il primo, hai avuto il culo di riuscire a droppare l'alabarda e lo spadone, il cavaliere nero. Esatto. E tu lì comunque facevi un fottio di danni. Ma anche qua faccio abbastanza danni. Il problema è, ti frega, sono l'hitbox dei nemici, che a volte è veramente esagerata. E quello lì, raga? A parte che qui ce ne sta uno del cazzo qua nascosto. E io non ho frecce. Mi dimentico sempre di pigliarle, raga. Mi dimentico di ricaricarmi frecce e munizioni. Porca puttana, perché mi dimentico sempre? Qui c'era un ragno una volta. Me l'ha date di frecce, ma no, mi ha detto che mi ha dato, ma non me l'ha dato, forse non per questo fucile. Vediamo se riesco a far questo qui prima. Ok, questi qua, ma come si rimasti i due.
Mo se dobbiamo fare l'amico qua. Ciao zio. Qui non c'è il almeno ancora io non l'ho sbloccato. Ma mi aveva detto che c'era, c'è stava tipo il Perry. Però non l'ho sbloccato praticamente. Porca miseria, per platinato Dark Souls Scholar tanta roba. Vabbè sì. Veramente. Mamma mia, gli faccio un cazzo di danno a questi, raga. Non gli faccio un cazzo di danno a questo. E sono con l'odaci. Sono con l'odaci pure. Aia! Ah, brutto stronzo. Aia! Non avevo messo lì le cure. Non vale. No, ma figlio della... Ho ucciso, raga. Non ho tempo manco di curarmi. Perché dovevi? Perché sono forti. Mi devo pure mettere una... Ah, levati. No, invece... Ragazzi, odio la Bastiglia, la... La Bastiglia l'odio moltissimo. Ma vai, dai, ci siamo colpiti a vicenda. Alzati. Porca. Dicono che DS2 da fare no hit è più facile. In realtà così stanno strutturato male lo sto. Stocco ti sento comunque, però è molto noioso davvero tanto. Sì, è molto molto noioso. Però. Il giapponese mi sta piacendo come gioco, eh. Non è... L'unica cosa è che è frustrante, perché non ho ancora trovato la mia vera arma che faccia tanti danni, però ho trovato finalmente il mio playstyle, cosa che su Dark Souls 1 non ho fatto, perché non ho tirato sull'intelligenza. Io voglio... Vedo la qualità è bassa della live, raga. La qualità video? No! La vedo un po' bassa sul cellulare. Ok. Io vi chiedo perché... Sapete com'è, può succedere. Oh, non andiamo a pigliare quella roba lì. Qui è tutto pieno. Dovrei andare pure a svuotare. Ok. Ho diciamo poca vita. Oddio, ma qua ce ne stanno due, dio. Adesso riesco a prendermi questo che è semplicino. Di qua che cazzo. Ragno. Che schifo. Comunque di qua devo andare io. Ah, ok. Di qua è dove devo andare per finire la missione. Quindi andiamo un attimo di là perché mi sa che c'è sta qualche. Oppure è chiuso. Ah, è chiuso. Che palle. C'è sta un cazzo. C'è sta un cazzo. Ok. Io direi di attirarci questo se riusciamo. Ma non ho. Ah, qui ci sta uno grosso. Ci sta lui, vieni. Vieni, 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 vieni. Allora, Alex, io sinceramente lo stocco non direi, non lo so. Io per ora sto usando la spada di Heidel. Ho fatto una cazzata, ragazzi. Heidel. Sì, 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 sta parlando con me, sta parlando con me. Allora, però lo sai perché la spada di Heidel è forte? Perché c'ha... È già infusa con è già di fulmine e posso infonderla anche con arma magica. Ma sembra una cazzata, ma è vero. La mia cassetta degli oggetti è piena, raga. Come cazzo è possibile? Okay. Che la cassetta degli oggetti è piena. C'ho queste bombe qua le posso utilizzare. Possibile che devo smantellare qualcosa? Vabbè, intanto un attimino. Ah, pure la cote va bene così. Ok, questo qua è un figlio di puttana. E mi sa che è quello finale questo. Quindi vediamo che ci sta qua giù. Chi mi spunta qui? Ah, il bastardone mi spunta. Vieni, vieni su, vieni. Dai, sbrigati, non mi fa perdere tempo. Su, su. Dai, Vieni nello spazio, che ho bisogno di spazio per ucciderti. Bravo, vieni. Oh,
Oh, ho fatto male. Me ne renderò conto. Però io mi soffermerei, visto che stiamo parlando di Nino, mi soffermerei sul Nino per sapere, dal nostro caro Asicus, secondo te, sì, quante cose ci sono sbagliate in Nino? Beh, oddio, sinceramente tantissime non ne ho viste, raga. Di cose sbagliate non ne ho viste tante, raga. Ve lo giuro. Cioè, sinceramente, fino a mo' anche i roll, lo schivare, tutto non è molto... Anzi, schiva quando deve schivare. A volte capita che magari sbagli e ci può stare. A volte ti entrano le hit in modo un po' strano, ma proprio raramente. Per il resto, raga, è buono. Cioè, è fatto bene il combat system. Non è difficile. Dopo un po' non è difficile. Più che altro sono difficili alcuni boss che ti ritrovi a fare alcuni boss che sono assurdi. Questo l'avete visto quando ho fatto. Ecco, qua dentro ci sta qualcosa. Vediamo se rilancia una bomba. Ok, ragnetto. Cioè, alcuni boss, tipo quello lì, il blob là, come cazzo si chiamava lui? Quello era tosto. Quello era proprio tosto. Sì, coso. Lumibozu. Sì, Lumibozu era proprio tosto. Perché? Perché ti trovavi in una zona dove cadevi in acqua come niente. Bastava che sbagliavi un attimo e cadevi in acqua. Io sono caduto in acqua tante volte. E poi lui era abbastanza difficilotto. Cioè, non la prima fase, quanto la seconda. Capito? La seconda fase era tosta sua. Perché ti ritrovi a dover. Per farlo ho dovuto correre tutto intorno. Ho dovuto usare la final due volte. In qualche modo sono riuscito a farla due volte sta final. Perché comunque Nio ti dà la possibilità di usare la final in base alle cose che raccogli. Ora io sono un po' più basso di livello perché ho usato molte Amrita. Non per le Amrita. Ho usato le pietre non per raccogliere Amrita, ma bensì per ricaricare la final per fare alcuni boss. Quindi questo è un po' a mio svantaggio, perché non ho fatto i livelli che dovevo fare. Semplicemente questo. E adesso sono un pochettino basso. Ora devo farmi sto bastardo. E per curarmi non c'ho quasi un cazzo. Ah, vabbè, questo è quello con la... Me lo faccio con le bombe, raga. Dai. C'è pure un ragno. Che palle. No, hit sul mio penso che debba essere... No, è difficilissimo, no hit. Veramente tosto. Cioè, come cazzo fai a farlo un no hit sul mio? Che cazzo ne so. No, non puoi, è umanamente impossibile. Può essere pure che magari ci sta un ci pazzo sta sclerotico. Gente che lo fa, secondo me ci sta gente che lo fa. Sì, ma è pezza squilibrata, capisci? Quella è la differenza. Cioè, è proprio difficile no hit, raga. È proprio difficile. Devi avere, secondo me, una stamina infinita. Anche perché consumi un sacco di stamina sto gioco. Ah, è vero. Consumi, perché lui, per esempio, non lo sa. Un sacco di stamina. Però c'è una... Praticamente tu consumi veramente tanta stamina. L'unico... E soprattutto i boss ti fanno una sorta di cosa che... Praticamente contaminano il tuo mondo. E ti consumano stamina... E ti rallentano. Esatto, quindi per farlo dovresti contare sempre. Porca anche di purificare questo pulsanghera di sovrannaturale che ti fanno. Con il ritmo key. Ed è difficilissimo perché mentre tu stai attaccando, per praticamente poter avere il ritmo key, mentre stai attaccando, io dovrei fare tipo così: attacco. Ogni attacco che io faccio lo devo recuperare. Ogni attacco che io faccio lo devo recuperare. E non è veloce, lo devi pure beccare al momento giusto. Vedi, io adesso l'ho beccato al momento giusto. Vedi? Non è facile. Quando fai un doppio attacco, così, devi recuperare. E non è semplice. Devi abituare. Non è questione di abitudine più che altro, secondo me. È una questione di abitudine. Ah, ora qui è aperto. Che cazzo è successo? Proprio qua? Si è aperto solo sta porta. Ora qui magari c'è No. Non c'è shortcut, niente.
Oddio, che palle. Ma quanto ti posso odiare a te. Ma porca puttana, brutta stronza di merda. Ma no. No, ma ha rallentato, raga. Del brutto. Ma ha rallentato del brutto, perché questa rallenta. Quando ti becca con una cosa rallenta. Stamina. No. No. Sì. Sto fottuto, troia. Ma ragazzi, non posso prendere più un ca... Non c'è più spazio. Perché non c'è più... Avevo fatto i cazzo di cose io. Non c'ho più spazio. Devo... Mi sto perdendo tutto il loot che c'ho a terra praticamente. Beh, queste sono le doppie katane. Come ha fatto il tuo amico? C'è un mio amico. Solo consumabili no hit. La madonna, vabbè, gente. È un folle. È un folle, raga, è un folle. Folle assurdo, raga. È un folle. È un folle, raga. Che vedevo di... Ma levati dal cazzo. Non c'ho più bombe neanche. I consumabili sono molto forti, soprattutto se sei mago e hai... ti servono le cose per gli incantesimi, ragazzi, sono dei consumabili su Dark Souls 2, pazzeschi, che ti recuperano parecchi utilizzi degli incantesimi. Sono un po' lenti da assumere, però una volta che li assumi, ci sono quelli che ti recuperano anche 10 utilizzi degli incantesimi, ed sono... e se ce n'hai tanti, cioè, fra... là stai... Sicuramente oppure normalmente. Però, non riesco più a prendere. A parte che mi ha dato frecce qua, però non me le dà, boh. Ok. Poi devo andare a smantellare per forza, perché sennò non prendo un cazzo. Sono decisamente sballate le armi. Qua invece sono su Nio, invece sono molto più equilibrate. Per vedi, Nio c'ha la caratteristica, fra pure tu sicuramente l'hai notato, di avere una grande giocabilità in modo diverso in base all'arma che tu utilizzi. E non soprattutto anche perché la postura. La cosa bella è anche la postura. Perché io sto giocando con la postura alta per fare bei danni, ma sono lento e consumo più ki. Consumo più cose. Però faccio un botto di danni. Mentre se io cambio la postura faccio meno danni con questa che è normale. La normale, quella laterale e quella bassa. Io uso sempre quella alta perché faccio veramente un fottio di danni. E a me piace fare danni, c'è nulla da fare. E ci fa molto danni e basta. Dove vai? Vabbè. Che gran figlio di puttana nascosto nell'ombra. Bastardo che non è altro. Che ho fatto qui? Ho aperto shortcut. Ah, ok, sono arrivato. Praticamente. Ok, io adesso farei una bella cosa, visto che ho aperto il passaggio. Mi riprendo le cure. Faccio un livello e vado avanti. Non è equilibrato, no, assolutamente no. Peso massimo equipaggio a 39.1, così andiamo a 39.6, però è sempre comunque abbastanza alto per adesso. Metterei un po' di spirito perché, raga, non ne ho abbastanza. Andiamo avanti.
Mo mi sono rispuntati tutti? No. Tutti no. Solo quelli piccoli. Ah, neanche. Ah, qua non respawnano, mi sa. Quelli che uccidi nelle missioni secondarie. Oh, ok. Ci dico, nessuno in Italia ha completato un non hit. Il content vuol dire non hit compreso. Ah, è infatti di Nio, no? Cosa? Penso che sia... No, dice che sta dicendo Alex che nessuno in Italia ha finito un non hit o il content. Vuol dire che un non hit con tutti i DLC. Raga, è difficile, veramente, è difficile. Come fare? Devo dire. Sta difficile, non devo star là di... Ma tu sei spawnato invece. Boh. Come cazzo fai a fare una notizia su Nio? No, io penso che... è tosta su Nio, raga, è tosta, perché veramente... Ove ci stai e ci perdi la vita a poterlo... a cercare di farlo... Aha, mi volevi fottere tu, eh? A parte che non ho più... Non ho vite! Non ho cure, perché non ho cure? Non è che magari sta sull'altro slot? No, 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 no. Non c'è più cure, cioè... Io non te ne stai conto. Ma è strana questa cosa. Forse perché le ho finite tutte, allora non te le ricarica quando le hai finite tutte. Bella merda. Se non ho un elisir non me le ricarica, non lo so. Boh. O forse qui, siccome non respawnano tutti, non te le ricarica. Devi da sto figlio di puttana. Guarda che mi ha toccato, guarda. Guarda. E tu dove cazzo spunti, oh? Ah, figlio della minotta. Sto bastardo. Non me ne lisir, cazzo. Niente. Un DLC con un'aria che a me ha fatto bestemmiare e spaccare il controllo. Quale DLC parli, scusami? Di Nio o di Dark Souls 2? Immagino Dark Souls 2 faccia veramente sbroccare, raga. Raga, io non so dove cazzo devo... da qua devo andare. Eh sì, secondo me deve andare. È là. Io li sto guardando, sto guardando dal cellulare. Da qua devo andare. Sto qua dentro. E come cazzo c'entro qua dentro? Vaffanculo. Ah, eccolo lì che c'è. Elisir. Non mi prendiamo con l'elisir. Me l'ha preso l'elisir. Ah, non ce li ho messi. No, raga, non ci posso credere. I ragnetti del cazzo. Cosa non ci hai messo? I ragnetti. Sì. Vabbè, mi hai rotto il cazzo. Ti ammazzo le botte adesso che qua. Ammazzo i bot relativamente. Una meccanica che non mi piace di Dark Souls 2 è che dopo un po' i nemici scompaiono. Dopo un po'. Che vuol dire? Lo sapevi, scompaiono? Dopo un po' che tu li ammazzi. No, metti muori, ricominci, li riammazzi sempre stessi nemici. Scompaiono dopo un po'. Non riappaiono più. Quindi tu non puoi più farmare nelle... Ah, vabbè, ma c'è sta, se no uno veramente... No, sono quasi morto, regà, non va bene sta cosa. Ah, ok, ok. Ho capito a quale ti riferisci. Catroia. Nel frattempo sono caduto in un diripo su Dark Souls 2 mentre stavo tornando al falò. Vabbè. Comunque, fra... Fatto? Alla fine tu hai deciso per portare avanti l'Odachi, no? Che è quell'arma gigantesca che viene sulle sue spalle. Eh? Sì, esattamente questa che ho. Esatto, ma mi stavo chiedendo, ma tu alla fine hai pensato a tirar su anche la Kusarigama? Perché la Kusarigama mi sembrava un'ottima arma. Sni. Allora, la Kusarigama l'ho portata via, mo sto usando la katana. Però ci ho sbloccato tutte le abilità per tutti e tre, katana, Odachi e Kusarigama. Quindi, mo vediamo un attimo pure quello che trovo. Capito? Eccola, me l'ha data una, ad esempio.
Cosa ricama? Cosa ricama buona? Dovrebbe avermela data adesso. Ma vediamo com'è. Ah, io qui ho finito quasi tutte le secondarie, me ne manca solo una. E non posso neanche fare il livello. Però se non sbaglio, tra i consumabili ce l'ho ora, ho Telisir, cioè, vabbè. Però devo andare. Allora, innanzitutto vedere cosa cacchio ho preso qui. Ok. Questo mi abbassa. Bello, ma abbassa pure la cosa. Ah, non lo posso usare, cazzo. Corpo richiesto 9. Questo già 79. Ci siamo. Sì, lo posso usare volendo. 73. Già questo è meglio. 74 ancora meglio. Ma questo lo posso usare. L'altro no. Sì, l'altro pure, però. Mi dà. Minchia, questo mi dà buono. Mi dà tutti gli effetti di stato buoni. Quindi, 81. Ah, no, non posso usarlo. Non mi dà gli effetti di stato, cazzo. Va bene, questo pure è una bella roba. Se c'avevo 2 di corpo e 3 di abilità. Va bene, invece di busto, cosa abbiamo di nuovo? 163, raga, buono questo. Ma buono, buono. È una nuova arma? O un nuovo busto? Nuovo busto. Ottimo. Poi ci abbiamo 73 questo, vediamo su che c'è. E 79. Già questa è pure, non è male. Vediamo che altro ci sta. 75, 70, 74, 79. Non è il quel DLC che sta nel... Non è un DLC quello di cui stai parlando, il terzo DLC di Dark Souls 2? O forse mi sto confondendo io, Alex, sto parlando con Alex. Perché se così io ho visto quale, dove sono ambientati i... dove è ambientato il gioco. Quindi so più o meno che dove stai parlando, non che l'abbia vista. Mm-hmm. Se è quello, poi. Infatti. Ma 90 di peso no, raga. 90 di peso no, però. Però per forza, cazzo. Devo aumentare spirito, raga, assolutamente. Sì, allora sì, non ne ho sentito parlare, non propriamente, ma ho capito che ti riferissi proprio a quello. Io invece sto facendo un giretto su Dark Souls 2, giusto per recuperare un po' di oggetti, sì, che mi sono perso. Io vado un attimo, vediamo se c'ho qualche otaci nuova. 2,92, 2,45, vediamo gli otaci. Allora, ma dato questo Kusarigama che secondo me è bello potente, raga. Però non ci sto con le cose. Vabbè, questa è la Armita Mischia 2, devo vedere. Kusarigama, l'ultimo Kusarigama mi hai dato, dove cazzo sta? Oh, ma vai su. Ok, sì. Questo è buono, però rompi e schiva, mi si abbassa. Ma moltiplicatore attacco. Questo è buono. Potete iniziare ad usarlo. Mentre Odagi Raio 287. Qua. No, c'ho 418 con questa. Bella potente. Ok, devo andare. Allora vediamo fucile un attimino. Alex, non puoi vedere la mia faccia, ma mi viene da piangere. Che cosa ne pensi delle impressioni di Nio che ti ha dato, che ti ha dato il gioco, cioè da quello che stai vedendo? Sto parlando sempre con Alex, per sapere quali sono le sue idee. Io ragazzi, comunque continuo a vedere un attimino la live un po' che si vede male, ma forse ce l'ho io impostata in auto e non in fonte. Ah, ok. Ok, adesso si vede perfetto. No, ma lo così, anche perché non esiste nessun modo per facilitare quel posto a parte uccidere tutte e 12 volte l'uno. Fatti tu il conto. Infatti stavo chiedendo ad Alex adesso di dirmi le impressioni su invece su Nio, su quello che sta vedendo, visto che lui ha detto per adesso che l'ha giocato. Non ha visto neanche un boss, ancora è poco. Effettivamente no, non ha visto neanche un boss. Però
Fino a mo' i boss sono stati un po' impegnativi, tranne alcuni. Alcuni non sono stati granché. Altri no, sono stati impegnativi. Quella tizia che volava, quella è stata impegnativa. Ah, la secondo boss. Ragazzi, il secondo boss mi ha rotto il culo, cioè. Una stronza di merda. Anche perché non usavo neanche la final io all'epoca. Io ho fatto i primi boss senza usare mai la final. Me la dimenticavo perché non sono abituato. Non ero abituato a usare sta cazzo di final. Me sono fatto senza abilità, senza final, senza un cazzo i primi boss. Alla blind run. Capito? Spiegagli pure ad Alex il fatto che la final, sì, il Nio c'è la final che ti rende praticamente immortale nell'orario, cioè sì, nell'orario, nel frangente di tempo che tu la casti, in cui la usi, e fa un fottio di danni, e dipende molto da quello che ho capito, Fra, poi tu mi potrai correggere, dallo spirito guida che tu hai equipaggiato. Perché tu puoi, sì, all'inizio puoi scegliere uno spirito guida, sì, ma puoi cambiarli, li puoi cambiare, li trovi in giro gli spiriti guida. Ma cazzo stanni qui, a fidare Nino? Non lo so. Come? Io tutti quelli che ho sentito, no, dice Alex, tanto lo so che ci saranno sicuramente metodi alternativi per facilitare Nino. Facilitarlo non lo so. Io so che sicuramente è un gioco che ti dà, da quello che ho visto io, perché io non lo sto giocando, non l'ho giocato, non so se lo giocherò, che è un gioco che ti mette parecchia in difficoltà, ti dà tantissime ricompense, ma allo stesso tempo le ricompense a un certo punto sono sempre a volte inferiori a quello che hai tu, e quindi alla fine fondamentalmente non ti servono a niente le ricompense. E che altro da dire? Che altro vorresti aggiungere sul Nio? Che ne pensi a livello di difficoltà? Io, il livello di boss, ragazzi, sì, calcolando che pure io una blind run, io l'avevo soltanto provato, quindi anche il mio è una blind run, non è che so molto di più. Fino a mo' vi posso dire che è stato abbastanza difficile su alcuni boss, alcuni punti. Non ho trovato particolarmente difficili le aree fino a mo', seriamente. Molti dicono quest'area è difficile, a livello di aree sarà che me le so fatte poi piano piano. Nelle aree realmente sarò morto poche volte. Tranne all'inizio, sì, quanto che prendevo giusto il dimistichezza col gioco. All'inizio magari sarò morto un po' di volte nell'area principale. Ma è alla normale, fine, perché, alla anche fine, perché alla fine c'è proprio il sistema. Dimmi, scusami, Fra. Alla fine più il boss. Allora, Fabbro, un attimino, raga, che mi devo assolutamente scomporre un botto di roba. Perché altrimenti... Oh, ciao Punk! Ciao Lu! Tutto bene? Allora, facciamo subito un SO. Vai. SO al nostro amico il Punk. E poi facciamo anche un SO. Scusate che mi sto un attimo al nostro amico praticamente ste cose, Alex. Se no poi... mi ritrovo senza roba nel... come si dice? Non posso lottare perché poi mi ritrovo senza roba nell'inventario. Cioè mi sento l'inventario... Figurati, veramente, guarda. A noi fa piacere, ragazzi. Poi alla fine noi stavamo parlando anche con Alex, Fra, in privato, perché stavamo vedendo la live di... Lunar, sì, praticamente pure lui vuole creare una community come noi, un po' come anche Lunar, come Veronica, sì, come un sacco di streamer, sì, di questi, sì, streamer, ragazzi. Ed è bello aiutarsi poi tra di noi, ragazzi, certo, perché alla fine siamo tutti piccoli streamer, chi più chi meno piccoli streamer, però hanno una bella delle belle persone che ci seguono, delle, ma sì, ragazzi, delle si sta persone anche bella interessanti, che ci divertiamo un sacco, poi con Just Chatting, ragazzi, ci ammazzeremo dalle risate, esatto, perché... ne dobbiamo preparare uno. E appunto ci sarà il nostro bel Lucazzo. Lo chiamo Lucazzo. Luca ci sarà pure con noi. Il Pancone, il Punk Officer sarà ospite nostro. E ci divertiremo un bel po'. Mo, dovevamo sentirci già ieri per organizzare, ma tra una cosa e l'altra non ce l'abbiamo fatta. Però dovremmo riuscire a sentirci oggi o domani per organizzare questo Just Chatting. Scusate un secondo se questa parte è un po' noiosa, ma sinceramente io non gioco al di fuori delle live. Quindi già no, il tempo lo trovo solo facendo le live, perché altrimenti
Esatto, anche io cerco di avere, anche noi cerchiamo di avere la community più educata possibile, ragazzi. Alla fine, Assolutamente. comunque, le persone che ci vengono a vedere, poi soprattutto quando abbiamo fatto il jazz chatting l'altra volta, Alex è stato proprio il delirio, ma è stata Ci siamo divertente. divertiti un sacco, però. E quindi io gli ho detto, beh, Gianluca, poi al nostro amico Asirus, insulti e litigi dobbiamo essere ricchi. Esatto. Insulti poi, cioè, insulti di che? No, raga, Capisci? perché? Oggi, per esempio, ci stanno due persone Ok. in live da me. E praticamente uno mi diceva che potevo infondere la spada di Aide nonostante fosse del fulmine, l'altro diceva: ma che cazzo stai a dire? Guarda che non lo puoi fare, non lo puoi fare, non lo puoi fare. E allora lo sai come ho smazzato la cosa? Ho fatto un bel pronostico. Ho messo la sfida, chi sì, chi no, e alla fine chi ha vinto si è beccato i punti canale. Alla fine quello diceva no, si è attaccato al cazzo, però Vabbè, ma è stato bello. in senso Andiamo positivo a alla fare fine, perché questo, su. erano cose per smorzare, capito? Li si fanno scommettere e poi Famo in modo, diciamo, inconfutabile. l'ultima secondaria prima della quest principale. Ora, io non so questa, spero che non mi rompano il culo. Che cazzo? Ma questa è la parte, è la zona del training. Beh, Ah, qui sicuramente ti secondo romperanno il me culo. hanno avuto un Sappilo. po' scarse idee. Secondo me, tipo, sulle missioni secondarie ci sono comunque le stesse mappe, alcune sono diverse, ma giusto le piccole zone. E poi riciclano un sacco le cose. Abbiamo semplicemente un boss. Ma che palle, raga. È tosto, eh. Secondo me è tosto questo. Che fai? Che cazzo era qualcosa? Dimmelo. Guarda Alex, ti dirò, molti fanno gli esperti, ma sono effettivamente esperti perché mi hanno dato dei consigli eccellenti e si vede che lo sanno fare da anni. Però magari ci sono persone, come mi è capitato oggi, che magari non hanno giocato tanto a Dark Souls 2 e non ricordavano determinati meccanismi, che invece No, magari raga. persone Guarda. Porca troia, che mi ha lo stanno giocando distrutto. da poco ricordano. Non è vero, c'era il muro. C'era il pilastro. Come cazzo mi hai preso, brutto bastardo? C'è stava il pilastro. Dagli la botta. Comunque ho capito una cosa su Nio. Se riesci a togliergli la stamina, te li butti a terra, boss. E gli rompi il culetto, Eh sì, eh. Gli quello rompi sì, proprio il culetto. l'avevo notato anch'io. È chiaro che se vengo a te e faccio una tet, non mi avreste creduto senza un canale. Sì, questo Ok. anche è vero. Ma ovviamente se tu mi dici, se mi dici, come mi hai detto prima, fai la notetta di Dark Souls 2, a me viene da ridere, perché quando lo farai io riderò tantissimo. Non perché non mi fido, perché mi fido. Però ovviamente scherzo, giocando. Ma lo sai, mi dà fastidio, ma tu stai sbagliando, il boss è così, non voglio scoprire, solo non voglio... Ah, ok, quello dipende. Io, ragazzi, se a un certo punto vedo che non riesco, ovviamente una mano la chiedo, raga. O magari Un attimo, più raga, che perché mano fra un attimo chiedo dei consigli. io sto un attimino qua, ho capito più o meno i suoi movimenti, eh. Io penso che se mi prendeva con quella mi shottava. Come cazzo mi ha preso? Ma che raggio ha avuto qua di azione? Ma si è infuocato pure l'arma sto stronzo. Corri, 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 Ma che cazzo sta a affrontare, corri, 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 cor
Abbiamo shottato. Abbiamo tolto metà vita. Mi ricorda, sai cosa mi ricorda, Fra, quando ti stavo attaccando in quel modo? Le sentinelle, quelle che stavo attaccando io, quando fanno le ballerine volanti. Raga, questo non è, abbastanza tosto sto qui, A parte che non ho messo manco le abilità. A parte che mi pare che non le posso manco mettere. No, posso mettere solo quelle altre cose che non mi interessano. Non posso mettere in cazzo. Raga, dai. Proviamo. Secondo, ragazzi, arrivo subito.
questa. Grazie mille, best friend. Oh ragazzi, chi ha fatto? Oh, grazie, fatto il ride, grazie per il ride, 2.5. Grande. Facciamo subito un SO ai nostri cari amici. Ah, ragazzuoli, io non sto vedendo un attimo perché sono un attimo impegnato a morire contro sto boss de merda. Non gli faccio un cazzo comunque con quest'arma, io non me la cambio perché me non puoi. Dico io, non mi fa fare. Non mi fa fare. Oh, oh Maurizio! Mori. Grazie! State raga, non vedo. Non riesco a vedere la chat. Sto figlio di puttana muori. Questo perché non mi trova. Non mi trova il coso. Aspetta, parlo proprio dal PC. Allora. Grazie ragazzi per il raid. Guarda sto bastardo che non gli tolgo allora, un cazzo. SO Maurizio Wolf, perfetto ragazzi. Andate, mi raccomando, a seguire il nostro amico Maurizio Wolf. E SO per i 2.5. Non è vero, ci sono. Non ancora. È vero, non è vero, cazzo. Me li trova. Non è vero, raga, non è vero, porca troia. Porca troia, non è vero. Fatta la trovi, ho fatto a farmi sto bastardo. Ma dai, ma che cos'è? Come ha fatto a togliermi tutta quella vita, raga? Ma che cazzo stai di? Cioè, mi ha tolto tutta quella vita come niente. Bastardo. No, no. Cazzo, 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 finito la stamina, finito la stamina. Se l'anticipo così è buono. Ragazzi, mi raccomando, seguite i nostri amici, perché anche loro sono a parte che sono carissimi amici, ma anche loro sono dei streamer con il sogno come noi, quello di creare una community soprattutto funzionale e funzionante di belle persone che si supportano a vicenda, ragazzi, quindi no, devo stare attento alla stamina, raga, perché ce l'ho veramente messa a maluccio. E no. Che è successo? Che è successo? No, lo so che tu vedi indifferita, però. Lo so che vedi indifferita tu. Sì. Che è successo? Best friend! Porca troia. No, gli ho tolto metà vita, però non so come andrà a finire, raga. Non so sicuro che riuscirò a ucciderlo, quindi. Ok. Devo avere più stamina. Uno. Ste cazzo di pali. Guarda se riesco a recuperare la stamina, raga. Ok. Ok. Ci siamo quasi. Meno che non mi fa scherzi, che mi cambia gli asset e cambia tipo i movimenti. No, non avevo più stamina. Porca puttana. No, palo di merda. Guarda sti pali. Sti pali del cazzo. Sti nemici sono proprio una pigna africana su per il sedere. Assolutamente sì. Recupera sta stamina. Ok. Perché non mi recupera subito la stamina? Madonna per quanto! Corri! No, raga! No! Troppo vicino! Meno male. Porca miseria, ma le nodette secondo me, ragazzi, sono voi che fate le nodette o anche... Andata! Vaffanculo!
Grande fra. Figlio di puttana, era secondaria, raga, non pensate, eh. Era un bossettino, eppure un bossettino mi ha tenuto qui un po'. A strunzo. Sto gran figlio della mignotta. E dico della mignotta. Buon ragazzi, il prossimo boss che incontra iniziamo con i pronostici. Quindi il prossimo vero boss, mi raccomando. Sì, sì, il prossimo vero boss attiverò i pronostici pure per te. Così ho fatto solo una try contro questo comunque. Due, eh? Scusate, due try. Bella Mori. Bella Mauriziotto. Sai quanto ciò c'ha? C'è il 25% di batteria, raga. Non è. Aspettate un attimo che collego almeno l'USB. Così il cellulare non mi si scarica. Abbiamo sentito la tua USB che si è collegata. Eh sì. Ok, let's go. Ah, mi ha dato un nuovo spirito potente de Dios. Ah, finalmente. Oh, anche te ci sei mancato un sacco, Mauri, guarda. Anche veramente un sacco. Ma non vai live, Mauri, oggi? Soprattutto oggi, non stai portando a God of War? È andato stamattina. Io stamattina ho dovuto fare un viaggetto e accompagnare mia ragazza all'aeroporto, quindi non ci sono potuto essere per niente. E poi oggi fa un caldo della Madonna, soprattutto. Ma è normale, fra, okay. Tu stai negli Emirati Calabri. Bella così. Ci ha dato un botto di roba la mia che qua. Mi sa che possiamo fare forse pure un... No, un livello non lo facciamo. Dici pure, Alex, dici. No, il livello è 48.000. Però forse abbiamo qualche amrita per salire. Qui siamo a livello 62, noi siamo tipo al 58. Vediamo se c'ho le amrita da... Dovrei averle tipo... Non c'ho un cazzo. Non c'ho una minchia da... Dici best friend. Niente, non ce l'ho. Ma soprattutto, che cazzo sono quelle cose che mi ha dato lui prima? Quelle robe strane. Oggetti. Forse sta qui. No. Pietra focaia, no. Ah. Proiettili esplosivi. E qui ci abbiamo tutta la roba che ci serve per questi qua. 9. Ne abbiamo 9. Cozzane di ferro ottimo. Ah, queste sono tutte per craftare, ragazzi. Tutte per craftare queste. Metti nel deposito. No. Teniamole. Let's go verso la nuova area. Su. Dai, senza perdere altri indu. La funzione barriera naturale. Ok. Ci sta. Bello il gioco. Ti piace, Maurizio? Il gioco è molto bello, ragazzi. Mio è veramente tanta roba. È fatto bene anche perché comunque è molto... È ispirato moltissimo a tutta la storia giapponese. Ci sono dentro tutti i protagonisti. Ah, sì, 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 è vero, giapponese. È vero. Questa è vero. Perché effettivamente non è una storia che è inventata, ma si parla proprio di storia, storiografia giapponese, di famose battaglie per gli storici famosi. Allora, questa è molto, molto bella. Qui io ho lo spirito guardiano. Che c'è il nuovo toro. No, questo è il... No, sono il topo. Enko, c'è da dire. Però so che il toro è quello più forte, mi hanno detto. O il fuoco era più... Allora, questo qui mi ha 20%. Spirito guardiano ravvicinato. 10% di chi, 20% recupero chi, 20% danno critico ravvicinato e danno abilità. Mentre questo è... Anno guardiano, attacco chi, spezza guardia, fuoco, rampino, attacco potente. Una volta quindi se io ovviamente practice continua, c'è una regola in PC per chi gioca da console, non è reset, quello c'è su PC, quindi se voglio in pratica la continuo fissando per un obiettivo a non più di 5 morti, se no ricominciavo.
Provo a mettere Enco, vediamo com'è. Una pratica continua, cominciavo. Quanto si. Non c'è titolo. Ah, ok. Ok, ragazzi, siamo nella nuova zona. E che cazzo sono sti cosi? Iniziamo già subito. Un bivio. E che è sta. Ma è tipo un nemico. Ma elettrico? Ho ucciso qualcosa che non so cos'è. Ah, mi ha dato tipo protezione. E questi? Oh mio Dio, che posso dire? Non sapevo, Alex, che ci fossero tutte queste regole per questi tipi di run. Cioè, sapevo che ci fossero. Guarda quanto è figa sta volpe. Run... Che è successo? Guarda quanto è figa sta volpe. Mi sa che il boss sarà una volpe gigante. È molto probabile. Ma è una figata. Stupidissima da uccidere, ma è una figata. Mi sa che qui deve avere protezione contro i cosi. Contro il fulmine, mi sa. Cioè, deve avere quella del vassallo come armatura, non lo so. Allora, lì c'è sta un figlio di puttana. E di qua è sempre la stessa cosa, ma adesso vediamo. Filo, filo, guarda un po' chi ci sta. Let's go, bella sfida. Com'è, zio? Aspettate, ragazzi, secondo che se no sto per prendere le botte. Ti faccio tutti gli SEO necessari. Aspetta, Vai, vai, che c'è il moderatore oggi in situation qua. Ah, è vero, Maurizio. Mi fai un SEO? No, ci sei tu come filo? Moderatore, perché lo devi far fare a Maurizio, non ho capito. Ci stai tu che non stai a fare una beata minchia. Io sto facendo backtracking su Dark Souls 2 per prendermi qualche anima. Stai cagando, ragazzi. Allora, mi raccomando, andate a seguire il nostro amico Filo, che in questo momento sta cagando. Magari non andarlo a seguire mentre caga, ma seguirlo mentre gioca a Sekiro. Perché Filo... aspetta, com'era? Filo... C'è stata una live che stavo pisciando. Polaretti, che cazzo stava a dire? Polaretti urlava. Oh, ma si è buggato il mob, raga. A parte che sta recuperando vita questo. E io non ho letto manco che cazzo mi ha detto il gatto. Perché recupera vita sto coso? Perché sta... Vabbè, Filo, figurati. Continua a recuperare vita. Ti serve... chiediamo a Filo se serve il nominativo per la denunzia. Per l'SO. Mi raccomando, vai dai carabinieri e digli che ti abbiamo fatto un SO di troppo. Quelli sicuramente non capiranno cosa significa SO. Ma che scrive il correttore? Non lo so, cos'è che scrive il correttore, mio caro IDM? Ma raga, cioè, c'è questo che sta continuando a recuperare vita e non capisco come mai... Filo chiede se è un nuovo microfono. No, in realtà sì, ce l'ha sempre avuto il microfono. Ma non l'aveva mai utilizzato perché gli mancavano i componenti necessari. Sì, ho preso il mixer, raga, e sì, ma si sente la differenza. Esatto, il mio fa ancora cagare, però. Però diciamo che quando mi arriverà lo stipendio sarà il primo obiettivo della... Cioè, raga, io uccidere questo qui che sta recuperando vita ogni cazzo di volta che lo attacco. Ci mette una vita a ucciderlo ora. Dai, salta. Sono morto. No, non sono morto. Ma anche lui, ragazzi. Infatti, aiutate a crescere. Aiutatelo a crescere, che è un nostro carissimo amico. Molto bravo, tra l'altro. E vogliamo farlo arrivare prima possibile all'affiliazione. Che se lo merita, perché è molto, molto bravo. Certo, sta pulito, bel level up. È stato detto 10 secondi fa, infatti. Sì. Ma lui è veramente bravo, ragazzi. Con lui vi fate un sacco di risate, quindi... La miseria. Non sono riuscito a trovare un cazzo di quello che mi serviva. Vabbè. E... Che altro da dire? Così pure famo lì... raga. Allora, preparatevi perché al prossimo boss... Ma ti ho fatto tirare un pugno! Stai al boss, Fra? No, che boss?
Sono morto, Dio Cristo. Sto coso recupera vita ogni cazzo di secondo che io lo attacco. Allora facciamo il pronostico, ferma un secondo. Ma il pronostico no, che cazzo ne fa il pronostico su un mob normale? Ma va. Non ha senso. No, non vuoi il pronostico? Ma che lo voglio fare il pronostico? Ma veramente faccio il pronostico qui. Su sto bossetto qui, su sto mob che ne ho uccisi 50.000 di stima. Va bene, dai. Dai, euro tu. Hai ragione. Ah, mi sa che con questa cosa qui le devo fare. Quelli. Forse. Dai, sbrigati, coglione. Ci metto un po' a ucciderlo solo perché recupera vita. Ragazzi, followatevi ragazzi, perché così riusciremo a creare una bellissima community tutti insieme. Dai, raga. E soprattutto in barba a chi dice che Twitch non è per tutti. Ci vuole solo tanta tanta costanza e anche un e tanto po' di spartimento. Niente, era brutta la battuta, lascia sta. Non ti calcola. Dai, salta, stronzo. Aspetta, è qualcosa relativo a costanza di fuori. Sì. Tipo, tu hai detto Costanzi, ho detto un altro nome femminile, quindi era una battuta proprio penosa. Quindi, vabbè, come tutte le tue battute alla fine, non ricordo nessuna delle tue battute che non fosse penosa. È ovvio, dai, sbrigati, coglione. Dai, bravo. Ma testa di cazzo. No. Mamma, per quanto. Voglio tiro pure una frecciata nell'occhio. Ti sei fatto male, eh? Ti sei fatto male, eh? Ancora? Dovahkiin. Ah, volentieri, guarda. Soprattutto quando faccio Dark Souls 3. Sarà divertente, ragazzi. Sono riuscito a ucciderlo. Sotto coglionazzo del merda. Lì c'è sta una roba da pigliare. E io devo capire come funzionano ste cose, perché non ho letto quello che mi ha detto il gatto. E perché non hai letto quello che ti ha detto perché il gatto? Perché stavo parlando e stavo guardando la chat e non ho letto quello che mi ha detto il gatto. Certo, sono scuse su scuse su scuse. No, è la verità. Perché sono scuse? Però poi appena passo, perfetto. Ma fra il fatto che tu sia una pippa, non è che devi sempre nasconderti dietro il fatto che non ho visto, non lo posso distruggere. Non ho visto che cosa mi ha detto il gatto. Per capire come distruggere ste robe, mi sa che devo fare qualcosa di particolare che scoprirò man mano. Dai, chi c'è qua dentro che salta mazzando il pisello? Ah, nessuno. C'è semplicemente la zona dove devo andare. Ma porca di quella troia tutta di sua madre, scusa, non te, Vedi pure. Sono andato assieme e mi andava. E sento solo da una parte delle cuffie aperto. E cosa? No, IDM. No, il problema è. Non ne ho la pallina idea di cosa possa essere. Dice che ha aperto la live. Uh-huh. E sente solo da una cuffia, ma ha aperto un'altra live e la sente normale. Non lo so, probabilmente. Tu come la senti, bro? Stiamo facendo SMR col microfono pronto. Tu come la senti piuttosto? Eh? Per te è normale la live? Cioè si sente in stereo? Io mi sento bene. Ah, ok. Allora, calcolate. Porca di quella puttana. Ma levati dal cazzo, brutto stronzo, che me devo pure curamo. Sto gran figlio è una mignotta. Calcolate una cosa, che il mio microfono entra in mono. Però, aspetta. La fede può davvero spingere la gente in presa in giro? Ok. Ok. Che cazzo è il mago? Calcolate che io sto solo facendo backtracking. Ancora così, oh. È strano il DM, perché a me io lo sento bene.
Veramente strana sta cosa. Ma che sta a fa', oh? Guarda che bastardo. Ah, calcolo, Alex, che non sto andando avanti, sto solo facendo backtracking per trovare qualcosa che mi può essere utile alle prossime live. E sto facendo poi un pochino di... Oh, yeah. Sto salendo un pochino di livello, insomma, cercando di equilibrarmi un po' con le cose che mi mancano. Ma sei riuscito a batterlo, Fra? Ma che? No! E il bot? Sono morto. Come cazzo fai a morire così? Allora, citazione di prima, ragazzi. No, perché io nelle aree non sono mai morto, perché le aree le trovo facilissime. Fino a mo, sono morto 2-3 volte nelle aree. Che vuol dire? Se dopo l'area è più difficile, mica c'ho... Allora, devi solo prendere per il culo. Tanto lo sai, dici cazzate, da quando inizi a parlare di cazzate, sono cazzate. Vai a morire a Dark Souls 2, che hai preso le pigne dalla mattina alla sera. Cioè, hai preso le pigne. Alla prossima live, Filo. Grazie mille per essere passato. Ciao, bello. Un abbraccio. Passato. Grazie mille. Un abbraccio grande. Grazie mille. Allora. Come sempre. Ah, ok, lì ci sta il figlio di puttana di prima. No, è morto. Ma. Ok. Ok, qui che ci sta. Tre maghi. Cazzo. Grande mago. È uno. Che cazzo ha fatto quello? Non vedo niente. Fatto. Ha evocato un coso. Ma ha fatto malissimo. Sono morto. No. No, raga, vabbè. Sono morto. Non riesco a muovermi, non vedo un cazzo. Allora, voglio far partire un pronostico. Ok. Aspettate un attimo. Ma basta con sti pronostici, fallo nei boss i pronostici. Ah, ma tu non ti preoccupare che hai pronostici. Penso io, sono io il moderatore, tu sei solo quello che prende le botte. Come io sono solo quello che prende le botte su Dark Souls 2, quindi... Vaffanculo, l'ho fatti fuori tutti. Ah, ho capito adesso, mi sa che questa è la parte parte che non riuscivo a fare. Da cui non riuscivo a passare. E adesso l'ho IDN, perché c'hanno nomi di merda. Allora, Alessi è quella che più sa. Poi c'è Rich e Yahim. Lo so perché ormai le ho fatte troppe volte. Sì, praticamente. Allora, vogliamo far partire un pronostico, anzi voglio far partire un pronostico su dashboard d'autore, sì, gestore streaming. Andiamo. Abbiamo il pronostico. Entro quanto raggiungerà il boss? Il boss. Dipende da quanto è lunga l'area, che cazzo ne sappiamo. Appunto, facciamo 30 minuti o un'ora. Ora. Ma dove sono? Ma dove sono? Soprattutto dove sono? Dove cazzo sono? All'area iniziale? Forza, avete due minuti di tempo per iniziale. Per rispondere, ragazzi. Ok. Avete ci metterà 30 minuti o un'ora per raggiungere il boss di quest'area. Partono esattamente da 21. Quindi dalle 17:21. Se entro le 6:21 non ha raggiunto il boss, oppure se entro, io so la matematica, regà, le 17:50. Poi quale sarà il pronostico? Quante try ci metterà a uccidere il boss? 25 try sono solo per capire come funziona. Esatto. Per capire come si muove. Guarda di archiazzo, rincoglionito. Con chi pensi da vecchio e fazzi? Te spondo anche l'anima. Ok, mo dove molta cazzo? Gente dice 30 minuti. Cioè, molta gente. Una persona ha votato. Forza, ragazzi, votate, votate per vincere i punti canale. Che cazzo? Non si vedono sti qui, si mimetizzano.
Ragazzi, forza, Maurizio, pure tu, vota, facci sapere la tua opinione. Secondo te, mezz'ora o un'ora per raggiungere il boss? Sì, posso fare il livello. Ok. Mo' facciamo un po' di energia. Così abbassiamo un Avete attimo. ancora 23 secondi. Mo' posso pure morire tranquillamente perché tutte le amrita ce l'ho qua. Ok, abbiamo qualcosa qua, È no? vero, sono bellissime. Io sto anche imparando a utilizzare. Ah, guarda, abbiamo avuto purtroppo solo un votante, ragazzi, che ha detto che entro 30 minuti dovrai arrivare al boss finale. Quindi da 21, quindi entro 51 dovrai arrivare al boss finale. Altrimenti farai perdere anche tu, come farai perdere anche tu i DN, come ho fatto io oggi. Però il DN ci ha creduto tanto a me, tanto in me. Ma ci ho creduto pure io, che potessi batterla quella puttana della peccatrice. Ci ha provato. Uuuuh, che è tutto sto casino? Sì, ma vieni qua, eh. Ora facciamo quello grosso. Così nessuno rompe i coglioni. No! Che palle! Non me l'ha preso, vabbè. Ah, sei tu? Mazzo, io Cosa? pensavo fosse qualcuno di più forte, sinceramente. Mi lancia le Immagino tutte come smile, DN, sei come smile, state accumulando punti canale per avere chi sappiamo bene entrambi. Porca troia, non so cazzo da fare, devo mettere 100.000 punti canale. Non è vero. Allora. No, ma come cazzo? Ma siamo seri? Ma sei serio tu? Sì, a quanto pare No, raga, sarebbe non mi possibile. rolla. Comunque sto gioco ha il problema del roll. Ecco, un problema che mi chiedevi prima. Il roll che devi premere due volte A per rollare. E a volte non lo fa. Sì, Come guarda devi che io premere devo due premere due volte per rollare. Mica una volta sola. Una volta sola corre. Come cazzo mi ha preso? Sono morto, raga. Ma vaffanculo, vai. Mi ha fatto consumare un botto di cose. Mi ha fatto consumare. Ma raga, non respawna più, sto qui. Cambia sana cote, va. Ok. La ciocca del ninja. Possiamo andare avanti. Ciao. No, che palle, raga. Allora, qui sono due. Non posso neanche aggrarne uno. Da solo, quindi. So cazzi. Mi sa che quello recupera vita. Vediamo se viene uno solo. Ecco, dai, vieni tu, vieni tu, vieni tu. Vieni, vieni, vieni. Ma gli faccio un cazzo perché gli danno, eh. Ma se incazza inizia a menare la spada come è dannato, guarda. Lo Allora, DM dice che so.
sei vicino a riscattare Alvi, che non è la sola cosa a cui ambisci. Tu intendi, tu, lo so che ambisci a fare la live dialettale Canora con Alvik. Vi odio tutti quanti. Ok, ma devo uccidere sto figlio di puttana. Ti devi far mettere qualcosa pure tu. Una sfida per te. Perché sennò tu c'hai la vita facile quando fai le live. No. Madonna. No, mi si è bloccato, raga. Meno male, non mi ha preso. Lo vedi? Un'altra cosa stupida di sto gioco è proprio questa. Il fatto che io premo una volta per fare un attacco e a volte me ne fa due. Che non arrivano a nessuno. Faccio visto che comunque non ci hai votato solo tu, nel caso ti rimborso i punti, nel caso li vinci, quindi alla fine win-win. Visto che non c'è nessun altro che ha votato, ti vengono rimborsati. Oppure vengono fagocitate da grande madre Twitch, che servono per sfamare i bambini. No, ma che non lavorano è vero. A Twitch. No, mi si è bloccato, regà. Mi si era bloccato sto figlio di puttana. Sono morto. Vuoi vedere che non ce la faccio? Ah, sì. Bannazione del gioco me l'hanno fatto. Porca troia, me lo ricordo bene. Al contrario me lo ricordo bene, raga. Se mi fate fare Alvik, Canora, dialettale, al contrario, bannazione del gioco... Ce l'ho fatta, vaffanculo, figlio di puttana. Che è successo? Che questo qui mi ha rotto il cazzo. Che mi si è bloccato il PG. Ho dovuto usare tre cazzo di cose per. Uno daci nuova. Fammi vedere. Nuovo daci. Pure più potente. Vabbè, un po'. Andiamo un attimo. 4-21, 4-24. Riduzione chi attacco potente, però. Guarda, pure Smile sta dicendo che si sente solo da un lato delle cuffie. Ma si sente cosa solo da un lato delle cuffie? Aspetta, fammi provare. Ma scusami, una cosa, tu da tre ore che senti la live, com'è possibile? Non ti ho detto controlla tu, ma è tutto a posto. Possibile? Ma qui c'è una tomba. C'ha la ragione. Complimenti che te ne sei accorto presto. No, non hai capito, cioè, non è quello il problema. Io ti sento, pure io sono dall'orecchio sinistro, ma se ti sento solo con le cuffie, se ti sento senza cuffie lo sento perfetto, non lo so. Non ciao, Sushi, ciao, Fuscirolla. Ciao, Dave. Sì, credo che... Penso che ci sia un problema di audio, ma io senza cuffie ti senti tutto. Con le cuffie ti senti solo dall'orecchio sinistro. Ma solo la mia voce. Non è che... Solo la mia voce oppure la mia? No, la è solo la voce, perché ce l'ho in mono collegata adesso. Okay. Penso che l'ingresso sia in mono. Ah no, dice entrambe. Le voci? Quindi... Anche la tua? Adesso io facessi ASMR. Scusate un secondo, raga. Aspetta, tu e l'SMR. Solo con le cuffie? Solo se mettete sì, le cuffie? Sì, io ti sentivo anche il gioco. È tutto in. Sì, è l'ingresso. C'ho l'ingresso in mono, raga. Purtroppo c'ho l'ingresso in mono oggi.
perché c'ho il cavetto dell'ingresso che mi funziona soltanto un jack e lo devo ancora andare a pigliare, e quindi l'ho dovuto mettere per forza in mono. Ah, ok, quindi è una questione che si risolverà. Sì, si risolverà assolutamente. Ma è strano che sentono il mio, la mia voce con il mono, visto che comunque il mio prende l'audio da Discord. Sì. Come? Mancano 19 minuti alla fine della scommessa. No, dice comunque è strano pure che sento nella mia voce, perché la mia voce sta su Discord. No, non è strano, no, non è strano, è giusto. È l'ingresso che c'ho. Perché è l'ingresso che io sto usando da parte del mixer, ce l'ho in mono. Questo vuol dire che qualsiasi cosa esce in mono. Porca di quella puttana. Ah, okay. Figlio di troia. Guarda lì, mi ha fatto consumare tutti i cazzi qui. Ok, boh, è strano forte, raga. Comunque, la cosa brutta è che se voi lo sentite senza cuffie, si sente normale. Senza cuffie sì, non lo so perché, forse per quando metti le cuffie che sono stereo non va. Adesso io sto pensando se tornare su. Scusate. Andiamo avanti. Oddio, ma che cazzo? Fatemi vedere, aspetta. Mi muto un attimo su Discord. Voglio sentire un attimo. Tu parla, fra, fai normale, voglio sentire. Parlo. Serviva proprio un elisir, meno male che mi ha dato. Che questo è con l'ascia, però qui dentro, ecco. Questo mi fa male, questo mi... No, in realtà hanno ragione. Hanno ragione, anche dal PC si sente senza... Ho capito, senza cuffie, te l'ho detto qual è il motivo. Fra, io l'ho sentito dal cellulare. Ma te l'ho detto qual è il motivo. Ma non fa... è normale. Ma è normale, raga, mi manca semplicemente il jack. Puoi farvi SM. Bananni. Ma che cazzo ha lanciato? Ha lanciato dall'altra parte. Che so sti cosi? Oh, da dove cazzo mi è uscita sta roba? Questo cioè, questo fa delle AOE. Guarda. Ma figlio della mignotta, ma che stai a fa? Ma taci. Spabam! Meno male che c'ho l'elisir perché l'ho preso. Smile, peccato che hai tolto le cuffie, sennò potevi sentirti il mio ASMR. Con un solo lato di cuffia per molto. Ah sì, perché dice che ha dovuto togliere una cosa perché sentiva solamente da un lato. Sì, raga, purtroppo mi sta entrando in mono, quindi appena riesco lo aggiusto per bene. Perché purtroppo il... Io posso anche mettere l'altro jack, ma sicuro non mi funziona. Guardate, ora lo metto. Vedete se mi sentite in stereo, ma non penso. E gli dico che percorso fare. Ok, raga, io ho fatto tutto qua, però mi sa che devo tornare indietro. Ho ucciso tutti. Stranamente non sono morta. Ah, qui c'è sta un tizio. Ciao.
tizio, mi sa che da qui che devo venire allora. Siamo tornati a bisciottare sti qua. O come diciamo io e Shaka, a bisciottare. Bisciottare. Ah, qui c'è sta figlia di puttana. Livello 60. Ma tu hai giocato il TN? Via. Hai giocato Nio? Lo odio io questo. Perché? Dai, recupera sta cazzo di stamina. Dai, recupera sta stamina. Vabbè, stupidissimo sto qui. Stupidissimo proprio. Ottengo 39 di gloria. Dov'è? Che è quella roba? Oh. Mi sei buggato, raga, secondo me. L'abbiamo fatto questo qui. Posala. Bravo. Questa è una cosa stupida di questi mob qui. Ti avvicini a loro, posano l'arco e prendono la spada. Il tempo che lo fanno, gli apri il culo. Smile, così poi mi metto a fare SMR con Aldic. Cosa sta proteggendo, amico? Avviciniamoci piano piano. Cosa sta proteggendo? Ma da quando fanno st'attacco questi, raga? Non lo facevano mai prima. Porca puttana. Porca stupida mignotta. Cioè, non facevano mai sto tipo d'attacco, come devono rompere il cazzo? Che hanno imparato a fare attacchi nuovi, cosa? E vai. Penso che comunque quasi ci siamo al boss, raga. Speriamo per Ah, lì ci sta il tizio. Qui ci sta la nuova. Perché poi arrivare in mezz'ora dipende pure da quanto è grande l'area, capito? Questa è la cosa. Nella storia principale o nella storia secondaria? Nonna comunque me la alza di poco la cosa. Meglio di niente, un pochettino meglio. E nella storia principale o quella secondaria? C'è nella storia principale. Ah, ok. E lì che cazzo c'è? Ah, ho capito. No, non ho capito. No, pensavo fosse questo che ti facesse recuperare la vita mentre gli attacchi, invece no. Allora, gli SMR di Aldi credo siano molto più intensi. Compra bevuta. Così. Oppure fa solo raga, l'ASMR ve li posso fare soltanto tipo da un orecchio. Esatto. Solo da un orecchio, quindi gustatevi l'orecchio. Alvin, sentiremo in dialetto mentre canta al contrario. Voi mi volete tanto bene, vedo. Dai, questo io qua che sto livellando per voi. E qua è Asiros che sta cercando di far vincere il TN, ma non ce la farà mai. Non è colpa mia, io non so quanto ci vuole per arrivare al boss. E comunque dipende l'aria. L'aria è abbastanza. Guarda quello là dietro, com'è cattivo. Ma questo è un mamma. Cioè, ti aggra tipo male. Dai, su,
Che so sto lanciare pietre? Cazzo hai visto? Dai. Guarda come recupera la vita, c'entra la volta. No! Hai fatto una cosa che non mi aspettavo. Cosa? Lui ha fatto una cosa che non mi aspettavo. Non è vero che l'ho preso in testa comunque. Oh, salto. Sì, tranquillo TN, l'ho portata a 16 l'adattabilità. A 16 per ora. Però non vedo ancora grandi miglioramenti, eh. No. A 16 cosa? Adattabilità di cosa? Che cazzo è che magrato? Dov'è? Ma qualcuno mi sta sparando frecce. Dove cazzo? Come ti sei permesso? Permesso di disonorare il corpo creato dai miei antenati. Non ti sei permesso a lanciarmi le frecce da là sotto. Ok, noi qui abbiamo da fare due tombe. Oh, lancia le bombe. Le bombe. Mi lancia le bombe, mi lancia. Le bombe mi lancia. Smile, scusa un secondo, frate. Esatto, sta alla Bastiglia e all'inizio, ma più che altro Smile potrebbe dirci qualcosa su quest'area che sta affrontando, che sta affrontando il nostro caro amico Asus. Lui l'ha finito, sì, io non so dove, sto andando semplicemente avanti. Lo sapevo io che c'è stava qualcuno nascosto che mi voleva zannare il pisello lui. Che fa? Guardate ragazzi. Vi prego, clippatelo. No. Aspetta che lo clippo subito, Mi sono fatto malissimo come un idiota. Non è vero. Porca troia. Porca troia. Era bella vita romana. Ho dovuto consumare due cazzo di elisir così a buffo. Ok, io non so dove sto. Andiamo, dove stiamo, andiamo. E dove stiamo andiamo adesso? Ah, cos'è? Qual è la parte che devo clippare, Fra? Ma qui... Oh mio Dio, ormai Fra, la parte che dovevo clippare... È andata. Devo trovare un... Mi devo calare nel buchino. Sapete? Devo entrare nel buco del terreno, mi sa. Ah no. Però, volendo... No, io non lo faccio, assolutamente no. Secondo me ci sta già qualcuno pronto ad azzannarmi il pisello laggiù, non va bene. Azzannarti il pisello? Sì, che sì, cose sì. Strane fai. sti bastardi te li azzannano i piselli. All'improvviso, così. Ma lei è già venuto qua. Questo è respawnato, ma che cazzo sto a fare io? Ma... Sono tornato indietro. Bob... Vabbè, 7 minuti, sapevo dove cazzo stava il boss, lo lasciavo, ma mi sa che per andarci, io comunque ho sbagliato, lo sapevo io, cioè non ci sono andato prima, raga, ci sono tornato mo, ma non mi interessi, non ho voglia di stare lì a perdere tempo presso te, levati dal ca, ma ho sbagliato pure strada, ma dove cazzo sto andando, ciao. Un'altra volta sbaglio strano. Vabbè, no. Da qui, ok. Ok, ho trovato. Devo partire a clippare. Ah, un tizio che gira, possiamo mettere la canzoncina? Ok. C'ho una tomba da qua. Ah, io da qui devo andare. Effettivamente. Otaci.
Ah, bianca. Fa niente. Dai, mi sa che mi sto avvicinando, raga. Mi sa che mo se stiamo avvicinando, perché sì. Non si spiega. Ah, dai, sta facendo la clip. Da qui si va giù per fare... Che cazzo è quel... No, raga. Il lupo. Ma no, ci sta il lupo elettrico. Porca puttana, io odio. Ma quello dell'altra volta? Quello del il terzo boss, mi pare, una cosa così. Qua sarebbe da fare un altro pronostico. Sì. Per fatto pure che mo sono sceso giù per aprire l'altro shortcut lì. Perché sennò poi esco pazzo. Un altro pronostico, ragazzi? Ma una volpetta gigante. No, no, questo sembra una sorta di mid boss. No, no, questo lo spacca, non è questo il boss. No. Oh. Mancano 3 minuti. No, non ce la faccio. No. Allora, a parte il fatto che mi potrei... Ok. Devi solo arrivare al boss, in 3 minuti. Shuriken! 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 Sto cazzo di cosa, se bugga pure. Maria! Oh, non ci sto capendo cazzo! Ma che cazzo? No, vabbè, raga. Sì, ma te stai inseguendo chi qualunque avete cosa? Il cazzo. Mi avete rotto il cazzo. Levati. Che palle. Rispondere il DN un attimo al volo, sì. Continuo dalla peccatrice. Quella si fa, ragazzi. Vabbè, deve finire il precedente. Ragazzi, dove cazzo mi sono perso? Mi sono un attimo perso. Okay. No, non è di qua. Qui, ok. Affrontiamo questo e ci siamo. Abbiamo una tomba qui. Tanto lo shortcut l'abbiamo fatto. Facciamoci la tomba. No, perché non me lo... Ah, questo qui praticamente non si... Si fa male quando... No, non li ho superati i tre guardiani. O sedia Asilus. No, non so. Te. A me, ma cazzo, mi fa di tre guardiani. Le sentinelle. Aspettiamo un attimo, ragazzi. Di crescere giusto un altro pochino di livello. E senza problemi. Più altro per crescere un attimo un po' di. Avere meno frustrazione, soprattutto contro i cazzo di boss. Cazzo di figli di puttana ogni secondo. Oh, ah, che palle. La stamina. Vaffanculo. Niente, io sto aumentando un sacco energia perché ho bisogno di leggerezza, così recupero la stamina molto più velocemente.
Ma soprattutto ci sono fra delle nelle armi su Nio, no, che tu puoi infondere con ma sì, è vero, giusto, c'è la katana del fulmine, quindi ci stanno. A parte la katana del fulmine, ci sono anche gli amuleti che io posso usare per infondere. Giustamente. Per infondere le cose. Ero totalmente dimenticato gli amuleti. Ah, che posso usare qui? Com'era Smile? Che tipo di emoticon dovevo usare contro sto muro? Perché questo è bastardo, eh? Questo è bastardo. Era, se non sbaglio, l'emoticon gialle o l'emoticon blu? Me lo ricordo, quella sera ci siamo spaccati le risate. Io Smile. Esatto, giallo-blu. Rosa, nere. Che cazzo? I colori blu. Com'era che si usavano le emoticon? Start? Sì, ok. Sì, DN, non vedo anch'io l'ora di trovare l'arma che tu volevi che trovassi. Sperando che scada su intelligenza, così più che su forza. Non ha fatto niente, raga. Se non ti ha ucciso vuol dire che è già un buon risultato. Più o meno. Raga, più o meno. Anche perché... che so ste pietre in testa? Non si fanno ste cose. Scemo di merda. Scemo di merda. Scemo di merda. Come lo ammazzo sto... Troppo Smile. Me la carica tutta. Rinforziamo i punti, ragazzi. No, non ci credo. Pensavo che ci fossero più persone a votare e niente, c'era solo il DN. Guarda, Idiene, ti apprezzo tantissimo, perché sei uno dei pochi che scommette sempre nel nostro riuscire a fare qualcosa di complicato, quindi veramente grazie, ma tanto lo sa che adesso d'ora in poi scommetterà sempre contro. Ecco, lui non mi servono i punti, sì. Non dubbio scommetti, fa bene. No, Fra, che scommette sempre, Idiene scommette sempre a nostro favore, mai contro. Ma ho trovato un altare per andare dove? Boh, non lo so, tanto uso. E ci facciamo un altro livellino, e mi aumenta ancora energia. Così magari abbiamo più velocità di recupero. Ma la peccatrice non è difficile, io me ne rendo conto. Cioè, ragazzi, non so se sono all'inizio qua. Dimmi. Io non penso di essere all'inizio. Cioè, io non mi ricordo dove, non so dove andare, seriamente. Non ho capito se questo è uno shortcut, questo qui, che ho appena aperto. Sì, ok, sono all'inizio, perfettamente. Ok, uno shortcut questo. Non ti avevo visto. Ah, piccole. Dai, arriverò al boss prima o poi, no? Prima o poi ci arrivo. Ma che cazzo? Ma sono respawnati sti qui, Dio Cristo, Dio caro. Boh, non mi hanno manco a grado. Io devo andare di qua comunque. No. Il problema è il DN, è che le effigie umane io le ho finite da Melenzi. Infatti le stavo farmando dai cani. Ma pure i cani alla Bastiglia mi sono finite, porca troia. Ok, ci sta il lupo qua, raga. Quindi boh. È il lupo? C'è Nue? Eccolo lì. Se c'è Nue, Fra, facciamo il pronostico, ragazzi. E che qui sto lupo io. Ok, allora fammi, aspetta, diciamo, fammi fare il pronostico. Ma penso sia questo. A battere Nue entro facciamo 4, no, entro 3 try. No, Nue. Aspetta, allora. Chiedi, questa cosa è incredibile.
Non credo sia responsabile di tutto questo. Allora, fra, sto facendo il sondaggio, Allora, io mi sa che mi devo... Vabbè, tanto sono morto già, dai, parliamoci chiaro. Forza, ragazzi, pronostico avviato, ce la farà entro 3 try o entro 10 try? No. Votate. Morto. Madonna, questo è il nome cattivo. Ah, ma io so come cazzo farlo, è vero. Però votate, non è boss, ragazzi. Non è boss. È una sorta di mid boss. È una sorta di mid boss. Sì, praticamente sì. Ha una stamina comunque, mi sa che... Ragazzi, ma avete votato il pronostico? Che cazzo sta a fa? Morto. Ok. No, per forza, non c'ho spazio. Mi devo cambiare l'armatura e devo far tutto. Niente, non c'ho spazio. Allora. Allora, purtroppo il DN l'abbiamo deluso troppe volte, adesso ha votato contro, quindi dice entro 10 try. La madonna, 10 try, raga, no, lo faccio in meno. Ok. Ma voglio vedere, giuro, farà spaccalo al prossimo try, spaccalo. C'è sto daggi migliore di quella che ho. C'ho pure lo daggi migliore di quella che ho. Sì. Poi... Però purtroppo mi devo cacciare. Mi devo mettere un'armatura. Un'armatura. Questo è del vassallo, che è contro. Assolutamente è contro il. Però non posso metterla, cioè il corpo non mi dà le stat contro la cosa. Corazza testa, corazza busto. Cazzo, questa era buona, strega. 140, no. Buona no, era un... Ne serve una per abbassare un attimino. Però senza perdere. Vedi. 187, 66. C'è fosse una che mi dà poca. 85. Vediamo con questo. Non c'è niente che mi porta a ad avere il fast roll, raga, non c'è il fast roll io qui. Niente. Diciassette fulmine. Eccolo qua. Questo. C'è storia 2. Non c'ho regno yokai. Mettiamo questo perché quindi non c'è. Ok. Niente, raga. Andiamo, torniamo. Ok, c'è l'evocazione annullare, ma poi posso toglierlo il patto, vero? Ok. Ok. Così è buona, così posso livellare, posso fare un sacco di cose. Dove sono morto? Riuscirò a riprendermi le mie cazzo di cosa? Non lo so. Aspetto che se ne va di là. Stai calmo. Ah, ok, ok. Ma come m'ha preso? Ma che cazzo stai a dio? Oh.
Non è vero. Ma dai, non m'ha attaccato, raga. Non m'ha attaccato, dai, che cazzata. Arriva lì e si blocca, ma che cazzo. Non ci posso credere. Ma è arrivato lì e si è bloccato. Vedi, anche queste puttanate di sto gioco che ci mette 8 giorni ad attaccare. 8 giorni. Ma la caccio l'armatura. Che se ci mette 8 giorni a... sono andato lì, ho premuto il tasto. Non ha fatto niente. Non ha fatto in tempo. Secondo lui, non ha fatto in tempo. Lì. C'era che non ho un'altra... Che mi dà il midroll. Cioè c'è questa che mi dà il fast roll. Questa ma non la posso usare. Devo mettere qualcosa di vecchio praticamente per avere il fast roll. E neanche mi dà le stat. Neanche nessuna. Queste. Metto questa. Un bel fast roll. Così c'ho più stamina e posso fare cose meglio. Che ve devo dire. Aveva voglia quanta stamina c'ho qua. Devo farlo per forza, sono troppo lento. Porca puttana. Ma che fai? Non è vero. Ma perché in questi spazi stretti, raga? Che palle. Devi combattere in questi spazi del cazzo strettissimi. Ma muoviti. No. Vabbè, ho capito. Ho capito. Sono morto. Sei morto. Sono morto. Fra, tu vedi indifferita. Se ti dico che sono morto, sono morto. Non lo posso fare. Come sei morto? Domanda, punto. Come sei morto? C'è uno spazio di un metro per un metro. Dio porco. Un metro per un metro. Come cazzo mi devo muovere? Poi la telecamera che se ne va per i cazzi suoi. Come cazzo mi devo muovere? Non mi posso muovere. A questa domanda ti rispondo welcome to New Souls. Dio Cristo, che due coglioni. Che ogni cazzo di volta devo combattere in posti stretti del cazzo contro i boss della minchia. Non è normale sta cosa, dai. Di che stiamo parlando? Dammi un'area in cui mi posso muovere, non che si blocca ad ogni cazzo di punto. Dio Cristo. Dai, veramente. Che cazzo è? Qui lo potevo stunnare, non l'ho visto. Che cazzo fai? Poi ti fa anche tutte le mosse, quelle tipo che ti manda i fulmini e devo correre, perché se non corri ti prende. A che pensa è al terzo questo, la spessa? Penso di sì. E non l'ha stunnato, hai visto? E non l'ha stunnato. Sto gran figlio di puttana, non me l'ha stunnato. Ma questo è il terzo try. Quindi mi sa, ragazzi, che avete già vinto praticamente. Però aspetta, ragazzi, c'è il trucco e c'è l'inganno. Io ho detto dentro il decimo try. Se entro il decimo try non lo batte, lo attaccherà al cazzo anche tu. Che so sti cose. Allora viene e dice adesso perdi, entrai dopo vinci. Ok. Guarda se fa più il cazzo di raggio. Guardalo, non lo fa più. Boh, è tutto buggato sto boss comunque, eh?
Oh, oh. No! Addio Cristo, dai, ma ha shottato, oddio porco. Vabbè. Ti sciotta. Fino a mo' non mi ha shottato una volta, guarda, ti sciotta così all'improvviso. Va bene. Gli avevo fatto il culo. Ok, tra. Adesso hai... Se lo vinci in questi tre, vincono loro. Hai ancora... Cioè, una cosa che odio è farti rifare i boss. Che hai già fatto. Guarda come cazzo si muove. Perché non me l'hai stunnato? Perché? Porca troia! Guarda come si blocca. Che palle. E non lo so. Ovvio, DN è quello. Porco Dio. E non lo stunna, raga. Eh sì, sono morto. Non ci capisco niente. Guarda, guarda la telecamera. Dai, raga, ma che cazzo stiamo a dire? Cioè, si è fottuta tutta la telecamera del gioco con lui sopra di me. Dai, ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè, non si può giocare così. Cioè, non ha senso mettere sti boss in uno spazio così piccolo. Io non vedo niente. Non ci capisco un cazzo. Non ci capisco un cazzo. Dio porco maledetto. Non si capisce, no, la mazza. Perché il secondo dice entro il decimo try. Quindi ragazzi, ancora, visto che non ha votato nessun altro oltre voi, se non lo batte entro il decimo try, ovviamente vi rimborso i punti. Se avessero loro un altro, lo attaccava da cazzo. L'ho detto in modo semplice. Ma dai, ma non posso correre neanche. Come non puoi correre? Vabbè, dai, no, raga. Esatto, sì, perché giusto perché avete votato solo voi due, avete votato lo stesso, insomma. Ma non lo stunna più! Ma ragazzi, ma che problemi ha sto gioco con certe cose? Cioè, tu lo devi stunna... Ma vaffanculo, va. Ma vaffanculo, dai. Hai visto? No, vabbè, dai, io ci rinuncio, raga. Ve lo giuro, su Dio. Perché cazzo non me lo stunna più a me? Porca madonna, ha sempre fatto così. Mo' arrivo lì e non me lo stunna. Porco di Dio. Vedi, queste sono le cose che ho di sto fottuti giochi di merda. Che le cose funzionano come cazzo vogliono loro. Lo attacchi nel collo come deve essere, non lo stunna. Una volta sì, 10 volte no. Perché non entra il colpo. Questa è la cosa che mi girano di più i coglioni di sti giochi. Porco Dio. Queste sono le cose fatte male. Eh sì, vabbè, vai, vaffanculo, va. Io visco, ora. Io visco tanto. Ci applica tutta la mia solidarietà. Vabbè, sì. Poi c'hanno i range fottuti, tipo, a volte ti prende in una distanza, a volte non ti prende. Non è che c'è un range. Questi sono gli hitbox fallati, fra. Ho capito, però Dio Cristo. Guarda, poi sta fermo, si muove, sta fermo. Fa ste cazzo di
di cose che non ti fa muove. Ma dai. E poi non mi fa neanche la purificazione. Ma vaffanculo. Questa cosa della purificazione è la cosa più stupida di sto gioco. Comunque. Hai ragione. Questo guarda, guarda. Che non me l'ha stunnato. Un'altra volta non me l'ha stunnato, eh. Guarda, non me lo stunna più. Ma perché? Se non lo stunni non lo puoi uccidere questo qui. E non me lo stunna più. Non funziona più lo stun. Io veramente, raga, sto perdendo la pazienza. Io non capisco perché non funziona più sto gioco. In questa fase è rotto. Non è neanche un boss, porco Dio. Non è neanche un boss. Non so più che cazzo fa. Allora, non lo attacco più. L'unico modo per uccidere questo boss è questo. Stunnarlo quando lui fa il cazzo di raggio. Vai lì e porco di quel Dio, non lo stunna. Devo capire il cazzo di perché non me lo stunna. Porca puttana, ma vengo pure la final. Ma vaffanculo, va. Settimo 3, ragazzi, giusto? Cioè, gli ho fatto manco un cazzo con la final. Vabbè, sì, domani mattina. Fallo domani mattina, fallo. Mi sono pure cacciato l'armatura per poter fare i cazzo di cosi. E no, eh. Che ha fatto, scusami? Che non me la... Buggati, bastardo. Dai, qui è fatto male. Sta parte è fatta male, raga. Chi ha fatto questa parte di gioco l'ha fatta col culo. È la stessa che, cioè, ha fatto, guardate, Dark Souls 2. Cioè, guardate. Guardate, io penso che rimane così all'infinito se sto... Mo, per sbloccarlo io, per sbloccarlo, devo andare lì e farmi colpire. Quasi, capito? In realtà, mentre Shaka sta prendendo le botte su Dark Souls 2, di nuovo, mamma mia, non dovevano mettere sto boss in quest'area. Cioè, in questa piccola area mettere sto mini boss non dovevano farlo. Perché uno è troppo piccolo. Aspetta un attimo, ragazzi. Ma come cazzo mi ha preso? Ma dai, ma che cazzo stai a dire? Ma che cazzo stai dicendo, coglione? Dai, che palle. È rotto. Che cazzo fai? Vabbè. È interrotto sto boss, raga. Che vedo di? È rotto proprio. Porco di Dio, mi si è incastrato nel muro, porco Dio! Allora, ragazzi, io vi lascio con Asirus a incazzarsi con lui. Poi, Fra, mi raccomando, se vincono dagli il premio della cosa. Non so come devo fare. Ma tu dove devi andare? Tanto io mi sa che faccio. Devo andare fuori, c'è appuntamento con il mio e capo. Niente, raga, con non marito. Me lo stunna più perché si è rotto il gioco. Cioè, secondo me si è rotto il gioco. Fra, finisci 10 try almeno. Cioè, nel senso. Sì, ma non è quello. Io i punti gli do lo stesso. Perché gli do lo stesso. Ma tanto, cioè. La cazzata è che mi è rotto. Io non posso passare a sto punto se fa così. Se a me non mi stunna il boss, sto cazzo di coso, io non lo posso uccidere. Non lo posso uccidere. Ma questo è un boss opzionale oppure obbligatorio? Che cazzo ne so io. Comunque siamo stati spiegati tutti e due tra me e te questi giorni, eh. Non posso manco colpire qui. Guardalo.
Non me lo stunna, raga. Sono morto. Come mi sono salvato? Come mi sono salvato qui? Ragazzi, io vi ringrazio. Mi raccomando, seguite il nostro amico Cyrus, fateli compagnia. No, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, Dio porco, non è vero. Non è vero. Cioè, si è stunnato e mi ha attaccato da stunnato, vabbè. E guarda che faccia da stunnato, che c'ha, è proprio stunnato. No. Comunque, ragazzi, ci sentiamo la prossima. Noi dovremmo sentirci domani mattina. No, io faccio l'ultimo try comunque. Faccio l'ultimo try e chiudo, raga, anche perché è una certa. Ragazzi, alla prossima. Per me. Poi intanto continuate a sclerare con lui. Fra, mi raccomando, prima che te ne vai, dagli i punti se hanno vinto, ok? Cioè, non so come dare i punti, non l'ho mai dati. Te lo sto a dire adesso. Devi andare su scegli il risultato del pronostico sul gestore streaming. E devi dare se ti dirà praticamente scegli il risultato e devi scegliere tra i due. Fondamentalmente, se hanno vinto entro il decimo try dai punti, se no ti esce scritto fai elimina e non ci sto a capire un cazzo. Vabbè, poi lo provo a fare. Bella, ragazzi, ci vediamo domani o stanotte, non lo so, buttate un occhio ai nostri social. Vabbè, affanculo. Morto. Vabbè. Che sta a fa? M'ha preso. Certo che m'ha preso. Dove cazzo vado lì? Vabbè, dai. Ormai ho capito che non lo stun e non lo attacco più lì. Vabbè, raga. Che vedevo lì. Basta così. Non è cosa. Non è per niente cosa, ragazzuoli. Non è per niente cosa. Non sono neanche con la testa adesso di mettermi a farlo. Quindi lo abbandono qui. Anche perché penso sia opzionale. Poi lo skippo pure se mi girano i coglioni. Perché questo è un boss stupido. In una posizione stupida con delle cose stupide. Cioè ci devo mettere troppo tempo veramente a farlo. Quindi niente. Mi fermo qui pure perché sono già, se non sbaglio, le 6:20. Va bene. Ragazzuoli, ci becchiamo alla prossima. Grazie a tutti di essere rimasti qui, bello di aggiustare sta cosa. È bella. Ciao ragazzuoli.